Il tema delle energie rinnovabili è un tema interessante per definizione. Lo è perché è un tema globale con ricadute locali anche estremamente micro, dove per microeconomiche possiamo pensare alle ricadute che c'è sullo stile di vita di ciascuno di noi e sul fatto che uno si impianta un pannello fotovoltaico sul tetto. Con la libertà che a questo consegue, ma anche per le implicazioni rilevanti che ha per il tessuto imprenditoriale, che è stato coinvolto in una fase negativa per l'economia in generale, è stato coinvolto in maniera sostanziale in una fase di espansione molto rilevante, certo guidata dagli incentivi, molto forti che hanno sostenuto il settore. Adesso le prospettive in avanti sono positive per forza, perché contestualmente alla finalità ambientale che ovviamente va sottolineata, va enfatizzata, c'è molto rilevante lo sviluppo della tecnologia che in tutto il dibattito a cui abbiamo assistito stamattina è stato sottolineato come un elemento guida, un elemento guida che appunto nutre e si nutre dell'attività del manifatturiero, quindi è una cosa con ricadute importanti. È ovvio che in questo contesto qua è molto rilevante il fatto che ci siano occasioni come questa in cui ci si confronta tutti gli operatori attivi in questo ambito, quindi sia i produttori e i progettatori di impianti, sia chi questi impianti li usa, sia chi fa il disegno istituzionale che fa ne da necessaria cornice a questo settore.